Dal 22 al 25 gennaio 2015 si è svolto a Roma un incontro eccezionale. Per la prima volta il Vaticano ha organizzato un seminario ecumenico sulla vita consacrata. L'evento trova spazio nell'anno sulla vita consacrata, aperta da Papa Francesco il 30 novembre 2014 e che durerà fino al 2 febbraio 2016. Religiosi e religiosi, rappresentanti di diverse chiese e comunità ecumeniche, hanno risposto all'invito. Nel corso di questi giorni di incontro e di dialogo, essi hanno scoperto ciò che hanno in comune gli uni e gli altri: l'impegno a seguire il Cristo in una chiamata personale e comunitaria, la cui origine risale ai primi secoli della storia del cristianesimo, quando la Chiesa era ancora indivisa. La vita consacrata nella Chiesa cattolica latina è una vera ricchezza, come sicuramente nelle altre chiese sorelle. Avvelita da tanti, tantissimi carismi e da tante realtà vissute con passione da uomini e donne, non soltanto nel passato, ma anche nel presente. Questo mi piace sottolinearlo. Prima ancora di essere ortodossi, cattolici, riformati o anglicani, si tratta di una chiamata comune a vivere la vita fraterna di preghiera e di missione, a causa di Cristo e del Vangelo. Preghiera nella tradizione cattolica, ortodossa e anglicana hanno permesso di scoprire le ricchezze dell'espressione della fede nelle differenti liturgie. We pray for unity every day. We are passionate for unity, for a visible unity of the church, because to us that is the witness to the world of God. If we can't achieve unity like that, who can achieve unity? L'udienza con il Papa è stato un incoraggiamento a proseguire su questo cammino dell'unità in ciò che è il cuore della vita religiosa, la chiamata alla conversione, alla preghiera e alla santità. Non c'è unità senza preghiera. La vita religiosa è una scuola di preghiera. L'impegno ecumenico risponde in primo luogo alla preghiera dello stesso Signore Gesù e si basa essenzialmente sulla preghiera. Uno dei pionieri dell'ecumenismo e grande promotore dell'ottavario dell'unità, padre Paul Couturier, utilizzava un'immagine che illustra bene il legame tra ecumenismo e vita religiosa. Paragonava tutti coloro che pregano per l'unità e del movimento ecumenico in generale, ad un monastero invisibile che riunisce i cristiani di diverse chiese, di diversi paesi e continenti. Cari fratelli e sorelle, voi siete i primi animatori di questo monastero invisibile. Vi incoraggio a pregare per l'unità dei cristiani e tradurre questa preghiera negli atteggiamenti e nei gesti quotidiani. E noi della vita consacrata nelle varie chiese sentiamo questo appello forte dello Spirito di mettere in comune le ricchezze non nostre, ma che lo Spirito genera tra di noi. E questa cosa a me mi ha proprio colpito molto, perché durante tutto l'incontro è stata una nota
molto chiara. E alle volte andavamo a parlare e la prima parola che veniva, grazie.